e l'ho dovuto accontentare, capirete. Oramai sono 2 mesi che siete congiunto con la moglie e con i figli e che conduce una vita tranquilla. Voi pure siete stato tanto buona ad aver agevolato il suo rientro in famiglia. E di questo ve ne sono grato e non trovo parole per ringraziarvi, anche a nome di mia sorella che finalmente si è convinta di essersi trovata di fronte ad una signora. Ma sta come un pazzo. Io sono uomo e certe cose le capisco. Povero Alfredo, si è immalinconito, è diventato apatico. Qualunque cosa dice sempre così, ma senza convinzione, senza entusiasmo. Ieri sera mi disse che voleva vedervi. Me lo chiese con delle parole così tenere che io non ho saputo negarglielo. Non potevo regolarmi diversamente. E ve l'ho detto, una santa. Siete una santa. E vostro marito? Più agitato che mai. In certi momenti mi fa paura, pieno di debiti. Ha già venduto diversi mobili. La pensione forse avrebbe potuto pure rendere, perché qualcuno incominciava a venire, ma sapete, manca diversa roba. E purtroppo, la ditta che ci ha fornito le camere da bagno ci ha mandato il sequestro. E mio marito, sapete cosa mi ha detto ieri sera? Non ti preoccupare. Quello che mi faceva trovare il denaro non si è fatto più vedere, ma vedrai che qua torna. Ma allora questo è farabutto veramente? Ma che razza di uomo? Ma non cerca di trovare un posto di lavorare? Per il passato sì, ha fatto tutti i mestieri per vivere. Qualche volta ci riusciva e qualche volta no. Ma adesso è un periodo che non lo capisco più. Lo capisco io. Signor, sono disgrazie. Stasera dice che deve partire. Oggi si è preparato la valigia, ha fatto dei telegrammi. E chi deve andare a trovare? Chi lo sa. Per il passato parlavamo raramente tra di noi, ma adesso addirittura non ci guardiamo in faccia. Mi ha detto solamente, devo partire, devo rintracciare un amico. Un amico? Né, signor, ma per caso non vuole andare a cercare Alfredo e chiedergli denaro? No, per carità. A questo punto non credo che arrivi. Un uomo come lui? E chi ve l'ha detto? Oh, scusate. No, niente. Del resto, se parte è meglio. Non c'è pericolo di un cattivo incontro. Dunque, vi dicevo, Alfredo stasera vi vuole vedere. Lui la camera ce l'ha ancora affittata. L'ha presa per un anno, stasera dorme là. Mia sorella pure l'ha capito. Ma sono stato io a consigliarla di far finta di non aver capito. Vostro marito a che ora parte? Alle 9, almeno così ha detto. E si vede che Alfredo alle 9:10 scende. L'accompagno pure io. Così evitiamo cattivi pensieri che gli possono venire. Si calma e troverà la forza di andare avanti un altro poco di tempo. Già. E io? Eppure voi, che ci volete fare? Sono disgrazie. Chi in un modo, chi in un altro, ognuno ha la sua croce. Voi pure vi lamentate? Ma no, io no. Mia moglie ed io andiamo discretamente d'accordo. Ma perché? Perché se un nuovo paziente è sempre pronto a 1000 transazioni. E poi del resto, povera figlia, che se ne vede della vita? Inchiodati in un letto. E perché? Signore, ve l'ho detto. Ogni caso una croce. Sono 8 anni che mia moglie è paralizzata. Oh, è giovane. 31. 31 anni. Povera signora. Uno sperpetuo. Certo, mi fa pena. E che ci volete fare? Mi piacerebbe vederla in piedi perché, capite, il suo stato incide pure sul suo umore. Certo. Non vuole vedere nessuno, sempre in camera, in penombra. A stento dice qualche parola. Che ha già fatto? Mi sono abituata a vivere da solo e a 35 anni mi sono inaridito come un sughero. Non avrei mai pensato. Come siamo diversi da quelli che sembriamo. Troppo. E come le aspirazioni al nostro carattere devono subire modifiche non appena le esperienze della vita ci mettono a contatto della realtà. A me, per esempio, sarebbe piaciuta una donna allegra, conversevole, amante dei divertimenti, gite, viaggi. La compagna che ti riempie la vita. Ma invece, io parlo con voi, vi dico certe cose
No, prego, dite. Se avete bisogno di parlare, fatelo pure. Vi farà bene. Lo farei tanto volentieri anch'io. Grazie. E se permettete, qualche volta vi verrò a trovare, se non vi sarà di disturbo. Anzi. E ci racconteremo le nostre pene. Proprio così. Va bene, io devo andare e vi ringrazio ancora anche a nome di mia sorella. Arrivederci. Avete degli occhi addolorati e stanchi che vogliono dire tutta la sofferenza del vostro cuore. Non posso fare niente per voi. No, grazie. Certe volte basta una parola. Grazie. Povera donna. E basta, non mi devi seguire più, ma non devo venire. Ma mi devo cancellare. E ogni volta che mi arrivi dalla casa c'è questa carta. C'è questa citazione. Oh mamma mia, se io tornassi a casa 10 volte al giorno, tu 10 volte mi daresti una citazione. E basta, è inutile, è tempo perso, non hai capito, non tengo soldi, basta questa eccitazione. E allora come la mangi? Dammi, fa quello che vuoi tu. Ti presenti qua sopra con questa carta a mano, con una faccia che non esprime niente. Anzi no, veramente qualche cosa esprime. Esprime gioia, contentezza, perché ti fa piacere, capito? Tu andresti sulle preture a fare i furti per darmi l'eccitazione a me. Già, con che eccitazione dopo? Quelle che mi portano. Che sto venuto. Già. Allora mi ci faccio una bella benedizione sopra, ma ci vado a mandare carte e la lingua. Bravo. Oggi, per esempio, è venuta una volta che lo ribagna. Voi poi vi spastriate, vi spazientite. E allora è bello. Io guardia porta faccio. Sotto il palazzo ci sto anch'io, la mattina fino alla sera. Accorto, guardate quanta mossa stava facendo. Quanta mossa, guarda, non vedevi l'ora, Non veniva l'ora, sai, il campo di fare uno scandalo, una smanicata. La smanicata, ha fatto chi le bagna, la smanicata. Ma attenuare, cammina. Allora io parlo tutto con te. Ti ho detto che devi dire che deve venire domani. E perché se viene domani non facciamo la stessa storia? Quello stamattina fatta ha reputato tutto il palazzo. E poi dopo si vede, no? Io poi, lo sapete, mi mortifico, mi facete queste brutte figure che non sono abituato. Già. Io non sei abituato, capito? Le faccio io le figure, non ti preoccupare. Le faccio io, perché tu, sì. Perché io non faccio i mestieri che fai tu. Vabbè, lasciamo perdere. Come poi avete detto che stasera dovete partire. Sì signore. Quello domani si presenta un'altra volta qua. Chi ci deve contrastare io? Che tu stai là sotto là. No, casca, la finisce ammazzato con chi? Uffa. Ma poi spiegate una cosa, io vorrei capire te. Vorrei capire una cosa. O telefono, o l'hanno qua. Luce, vanno tagliati, vanno staccati là, nella giacca non ci trovate niente più. Ma chi aspettava? Lasciate la casa e chiede bene. Queste sono cose che non ti riguardano. Non riguardano. Hai capito? Fatto è fatto tu. Io sono una persona che sto ai patti, hai capito? A mattina mi sento sbattere i tappeti. Questo sì. A sera mi sento cantare. Sì. E allora questo è tutto. Ti deve bastare, io sto a posto rispetto ai patti, hai capito? Nella giacca non ho trovato più niente da quella sera delle anime dannate. Sì, questa me l'avete raccontata, me l'avete. E da quel giorno non si è vista più? Ma chi? Il fantasma, il nobile cavaliere. No, non si è vista più. No. Niente, non mi ha fatto trovare neanche una lira più. E già quello era lui che porgeva, Sì, ma non ti dico che cosa non è successo quella sera, cioè ci sono dette parole. Ma cosa mai sentite nemmeno ai vivi? Capisci? Sì, si insultavano tra di loro, cose, proprio un esagerato. E mo sicuramente stanno in munizione e non possono più venire a trovare. E chi li ho fatti, capito? No. Ma io perciò parto, sì, il professore è un grande uomo. Un grande professore. Ma consigliate bene, mo vediamo chi è. Poi vediamo chi è. Poi. Maria. Allora, io come ti ho detto parto per una faccenda urgente che devo sbrigare, che probabilmente risolverà la nostra situazione. Hai capito?
Vado con una macchina di amici. La valigia l'ho preparata perché casomai devo fermarmi a dormire fuori, ma io penso che domani, al massimo domani, sto qua di nuovo, capito? Vabbè, allora ti saluto. Mari, ti saluto. Sì, sì. E ho capito, ma non mi auguro il buon viaggio. Non mi dai un bacio. Stato buono. È stato buono, Mari. Come ci riduciamo, eh? Guarda, come finisce tutto l'entusiasmo, tutto l'amore, eh? Mesi e mesi senza rivolgersi la parola, Mari. E pensare che quando uno esce fuori di casa corre tanti pericoli, poi gli sottano automobile, sottano tram, lo colpo di rivoltello sparato per sbaglio, niente, non ci facciamo capace, eh? Da quanto tempo non ci parliamo più? Da quanto tempo non sento più la tua voce? Ti ricordi, Mari? Quando facemmo amore, quando eravamo fidanzati, non ci dicevamo una parola, ma ci guardavamo negli occhi senza parlare. Ma con lo sguardo ci dicevamo ogni cosa. Era bello, io mi ricordo che mi sentivo insignificante vicino a te, mi sentivo niente. E tu pure lo stesso nei miei confronti. Ed era più semplice. C'era più allegria. Si scherzava, si rideva. Trovavamo rimedio a qualsiasi cosa. Pure la morte pareva bella. Capito? Che può fare? Invece niente. L'orgoglio. La personalità. E forse ci portiamo il cuore gonfio di amarezza. Di tristezza, di tenerezza, che se solo per un momento riuscissimo ad aprire l'uno con l'altro, eh? E invece non c'è che fare, ha da rimanere chiuso, inzerrato, ermeticamente, eh? E a un certo punto se perde la chiave va da pesca. Avevamo perso la chiave, Maria. Avevamo perso la chiave. La valigia? No, c'è stata la valigia, ma la porti. Sì, io ho capito, vostro marito, quello non è che diceva la chiave, diciamo, della mascatura, che è una chiave vera. No, quello ha fatto come se fosse un corrispettivo di assistenza sociale tra la chiave vera e la chiave non vera, che poi sarebbe quella vera. Succede, signor, succede a un certo punto tra marito e moglie che arriva quella scoccianderia, quella cosa che uno dice, ma cos'è la verità? Ma sai che c'è di tu? Ma va a te. Dipende, dipende signor, dipende da tante cose. E un poco perché e ti vedo oggi, e ti vedo domani, e ti vedo dopodomani, mi scelgo e ti vedo, mi scelgo e mi vedo, e ci vediamo a Pasqua, e ci vediamo a Natale. A un certo punto arriva quell'abbondanza di sazietà che felice, che fa schifo. Certo, dopo viene anche un altro bene, un bene più profondo, diverso da quello di prima, ma la donna questa non lo capisce, è già, perché la femmina è una capa fresca, non dà a che pensare, e gli si trovano sempre quelle insicurezze, quelle attenzioni pomposi di quando uno diciamo sta sempre nel momento della focosità. Ed ecco che si intristisce. Voi le parlate e quella non vi risponde, che è la peggio cosa. Ah, buona mia moglie pure così faceva.
Ma Iave ci aveva parlato. Perché la voleva bene. Io quando vedevo che pigliava Anzide, che venivano quei due o tre giorni da ci tornaria, la putava la mano e la pigliava a paccara. Certe volte la strubbiava le mazzate, ma parlava. Se parlava. Povera donna, povera donna. Mi ricordo che quando buscavo poi veniva da me, mi abbracciava, mi stringeva in mano e mi infunneva e lacrime e do sangue che lo scorreva con naso. Voi per esempio, signora, adesso a buscare poco. Lo facendo bene, sì. Ascessero poco i sangue pazza. E vuole il suo bene due prima. Ma lasciamo stare, lasciamo stare. Io scendo. Se avete bisogno, comandate con tutto che non mi sento bene. Perché io la stagione sto bene, d'estate quando c'è il sole. Ma quando me ne ha vernata. Oh, buona giornata. Lo stai facendo ricchi, la fe, i dolori non perdonano. I dolori non perdonano. Mi raccomando, sbrigati, non lo fa far tardi che mia moglie mi sta aspettando. Ho organizzato con certe sue amiche di andare a teatro. Tu lo sai, quella non resiste una sera in casa e io la devo accompagnare. Puoi venire pure tu? No, no, lasciami in pace. Allora mi raccomando, sbrigati, fai presto. Mio cognato ci sorveglia. Ho preparato tutto. Denaro, automobili, paloni, tutto. Fa una cosa. Vai dentro, mettete un cappotto e diamo cena, va. Alfredo. Va, Marie, va. Sì. Fermati, fermati, t'ha già parlato, t'ha già parlato, ma nonna mia non mi fa morire, oh coro, ho inventato la partenza,
con la speranza di poterti vedere stanotte. Lo sapevo che non mi avresti abbandonato. Sì. Quando vieni ad abitare in questa casa mi dissero che c'erano i fantasmi, ma io non ci credevo. E ti chiedo perdono, ti cerco perdono, perché mo ci credo, perché ti vedo e ti parlo. E il fatto di poterti vedere e di poterti parlare mi dà forza, e la forza mi dà speranza, mi dà fiducia, hai capito? Il proprietario questa casa me l'ha ceduta gratis per rivalutare. A mia moglie non ho detto niente per non spaventarla, e infatti tu ti sei fatto vedere soltanto da me, da lei non ti sei mai fatto vedere. Sì. Poi mi hai aiutato, mi hai messo sulla casa, mobili, denaro quando ne volevo. Poi a un certo punto sei sparito e non ti sei fatto più vedere. Aiutami. Tu sei un'anima buona e mi può capire. Devi sapere che io non ho mai potuto regalare a mia moglie un anello, un bracciale, nemmeno nel giorno della sua festa. Non sono mai riuscito a mettere da parte i soldi per portarla a fare poche villeggiature, al mare, ai bagni. Hai capito? Tu sapessi quanto è doloroso e triste per un uomo nascondere la propria umiliazione alla propria donna, nascondendola dietro un sorriso, dietro una barzelletta. Il lavoro onesto è doloroso, è misero e non sempre si trova. E allora va a finire che io la perdo e non la posso perdere, perché Maria è la vita mia. Aiutami, non ci posso neanche dirlo, non c'ho il coraggio di dirglielo, perché ho coraggio di dare i denari, i soldi, hai capito? Con la miseria si diventa pavidi, si diventa paurosi, si diventa carogna, perché a un certo punto qualsiasi affetto, qualsiasi amore per qualsiasi donna si deve trasformare a un certo momento, santi numi, in un oggetto prezioso, in un vestito bello, in una biancheria di seta vera, perché se no finisce, si disperde, muore, capito? Perché il benessere per l'amore è come l'acqua per i fiori, hai capito? Aiuto, con un altro uomo, con uno come me, io non avrei parlato, avrei avuto vergogna, ma con te non sento niente, con te io mi sento niente, ma non ho paura, hai capito? Mi fa piacere di sentirmi niente, perché tu appartieni a un altro mondo, tu sei al di sopra di tutte le contraddizioni umane che ci impediscono di aprire il cuore l'uno con l'altro. Orgoglio, invidia, doppiezza, falsità, hai capito? Io con te mi sento niente e sto contento, perché finalmente posso liberare il mio essere dal peso che lo opprime. Aiuto. Io mi inginocchio vicino a te. Aiutami tu. Aiuto. Grazie. Hai sciolto la mia condanna. Io fui condannato a vagare in questa casa fino a che un uomo non mi avesse parlato come mi stai parlando tu adesso. Sul tavolo. Guarda sul tavolo. È arrivato il momento di sparire. Non mi vedrai mai più.
Gesù. Come avete detto voi, siete un grand'uomo, professore. Sì. Mi sono nascosto, come avete detto voi stamattina, vi ricordate? Mi sono nascosto in casa. Sì, pensavo di stare tutta la notte ad aspettare, invece si è mostrato subito. Sì. Ha detto che ha sciolto la sua condanna. Sì, e che non si farà vedere mai più. Sì, ma ha lasciato questo pacco di soldi sul tavolo. Come dite? Ah, sotto altre sembianze. E speriamo, professore, speriamo.